Cari amici di Cani, Gatti e Compagnia, benvenuti. Oggi si aprirà un mondo che scoprirò anch'io insieme a voi perché parliamo di rondoni e lo facciamo in compagnia di Mario Caffi, che lo conoscete, ornitologo. Ciao Mario, Buonasera, grazie per essere qui. ciao. E poi hai portato un tuo amico, che vi presentiamo subito, Mauro Ferri, che è veterinario esperto di rondoni. Buongiorno. Grazie davvero per essere venuto da qui, anche so che non sei Ben trovato. proprio vicinissimo a noi, Sono di quindi ti Modena. ringrazio Ma è un piacere ulteriormente. essere qua. Allora, parliamo come ho detto di rondoni, ma non solo, perché veramente c'è tantissimo da dire a proposito. Io direi di iniziare a parlare di questo festival dei rondoni che è nato nel 2013, è nato come un piccolo gruppo di amici che voleva portare avanti la difesa e la sensibilizzazione di questi animali per poi crescere e diventare proprio un movimento anche internazionale. Ma io voglio proprio chiederti subito, Mauro, da cos'è nata questa esigenza di fondare un festival a favore dei rondoni? All'inizio voleva essere solo un'occasione per ritrovarci fra appassionati di rondoni e raccontarcela fra noi vecchi del mestiere che vedevamo sfuggire un po' questa epoca di interessi. In realtà ci siamo, con nostra sorpresa, siamo trovati in tantissimi, perché lanciando dei messaggi, delle email così a casaccio, ci siamo trovati in quasi 40, in una famosa cena a Saluzzo, e da lì abbiamo deciso che tutti gli anni avremmo rigettato questi segnali per dare occasione alla gente di ritrovarsi nel paese, nella città, nel centro storico in cui vivono, per interessarsi delle stesse cose, cioè della difesa dei rondoni e non solo, negli edifici in cui la gente abita, o nei monumenti storici, o negli edifici religiosi dei centri storici. Ecco, ma perché? Cosa sta accadendo? Perché, qua vediamo tra l'altro il primo gruppo di pazzerelloni, sta succedendo una cosa orribile da circa 20 anni in tutta Italia. La grande preoccupazione seria è quella del contrasto alla proliferazione dei colombi randagi, che tendono a riprodursi in tutti i posti possibili dei nostri centri storici, delle case abitate e abbandonate. Ma di fronte a questa finalità, che è sicuramente legittima per tanti motivi, sono state applicate dei metodi assolutamente barbari e al limite della stupidità e della crudeltà, perché semplicemente si sale su un ponteggio, si arriva nelle zone in cui nidificano i colombi e poi, armati di cazzuola e cemento, si tappa tutto quello che c'è sotto i coppi, nei buchi, nei muri, eccetera, in base a un criterio che tanto nei buchi non c'è mai niente, e in realtà si seppelliscono gli animali che stanno riproducendosi o sono nascosti lì dentro. Quasi mai sono dei colombi, qualche volta lo sono, spesso sono dei rondoni, appunto, oppure dei chirotteri fessoricoli, oppure dei piccoli passeriformi, degli assioli o dei gechi, che vengono semplicemente murati vivi e la Ma gente questo non lo viene sa. fatto come disinfestazione nei confronti Come lotta dell'animale? ai colombi, come metodo di lotta ai colombi. Ed è una cosa veramente sciocca, perché qualunque persona ragionevole messa di fronte a questo problema è in grado di capire che se ti interessa escludere il colombo, si tratta semplicemente di ridurre le dimensioni dei fori in cui i colombi entrano. Noi con un gruppo di amici ci siamo interessati di questo, di misurare qual è lo spazio minimo che permette l'entrata dei colombi, ed evitare di, ecco, vedete qua, questo è uno spazio di 10-15 cm per 10-15, profondo circa 70, un colombo ci sta stretto, sembrerebbe, ma ci sta molto comodo. Se noi non vogliamo arrivare a questo, semplicemente mettiamo davanti una riduzione che porta la fessura ad un'altezza massima di 5 cm, massima di 5 cm. Superati i 5 cm, i colombi delle forme più leggere potrebbero entrare. A 7 entrano sicuramente. Da 5 centimetri in giù entrano rondoni, chirotteri, gechi, falene, farfalle, vanesse, entra tutto un mondo di piccoli abitanti. Ecco, infatti, perché non si tratta solo di, Per tra noi virgolette, è un salvare il grimaldello rondone, tecnico il ma ci sono rondone, tanti è un altri animale molto animali. interessante, molto bello, emotivamente fantastico per la gente, però in realtà si porta dietro un interesse per tutti quegli altri animali che possono essere invece attirati. C'è un disegno che fa vedere appunto come lavora questa riduzione, e che ti esclude solo il colombo, si parla di esclusione quindi selettiva, e fa entrare tutti quegli altri animali.
Ecco, parliamo un attimo del rondone, perché è un animale davvero molto affascinante, questa cosa di tornare dopo facendo tantissimi chilometri nello stesso punto dove ha nidificato l'anno prima. Hai voglia di raccontarci un po' sì, di questo animale? Tra l'altro farà anche questa un po'... Questa è la cosa, ad esempio, che tu hai già osservato, già interessante. È un animale che va altrove durante la brutta stagione e viene da noi solo per riprodursi. Quindi è da noi solo per 3 mesi all'anno. Gli altri 9 mesi dove va? Attraverso una rotta migratoria complicatissima, di cui ho portato anche dei disegni, arriva, supera il Sahara e arriva in Africa, dall'Africa centrale fino all'Africa meridionale. Ma la cosa interessante non è questa, la cosa ancora più sconvolgente è che in realtà al di fuori del periodo riproduttivo questi animali non si posano mai. Quindi tutti questi tragitti colorati che voi vedete, basati su uno studio fatto su 4 rondoni modenesi, analogamente a quello che è stato fatto in tante parti d'Europa, ecco, questi animali, una volta che hanno lasciato la loro colonia, per 9 mesi all'anno non si posano più, perché loro si alimentano in aria, bevono in aria, dormono in aria, copulano in aria, ed è un animale fantastico. Questo negli adulti, nei giovani la cosa è ancora più sconvolgente, perché un rondone che si proietta fuori dal nido e che incomincia subito la sua migrazione, per i successivi 2 o 3 anni non si poserà mai. Volerà solo, dorme in volo. Questa è una cosa fantastica. Sono degli insettivori. Vogliamo parlare di un elemento di utilità? Tutta la gente si lamenta che con la globalizzazione, il cambio climatico, aumentano gli insetti. Una coppia di rondoni sottrae più di 150.000 insetti. Loro ne hanno bisogno per far crescere i piccoli, i rondoni. Ma se noi sposiamo l'idea del grimaldello culturale, se non sono i rondoni saranno i chirotteri, che anche questi sono insettivori, saranno delle cince, saranno dei codirossi spazzacamino, dei codirosso, saranno dei gechi, questi sono tutti animali insettivori e quindi ben venga che ci sia una biodiversità che ci aiuta non a sterminare gli insetti, questo è impossibile, però a tenere la biomassa degli insetti a livelli più accettabili. E lo si sa che esiste una relazione, favorendo questi animali migliora la percezione sull'ambiente, che diventa più favorevole e meno assillante per l'uomo. Mangiano zanzare anche. Certo. Differenze tra rondini e rondoni che a volte si scambiano, sì, c'è un po' di ignoranza. Simpaticamente in alcune zone la gente dice, ah, i rondoni sono i maschi delle rondini, okay. Ad esempio, no, non c'entra proprio nulla. Si tratta tra l'altro di un'apparente convergenza di denominazione, perché anche i nomi rispettano l'assoluta diversità. Le rondini con i rondoni non hanno nulla a che fare. Le rondini hanno arti posteriori, zampe capaci che le fanno reggere, permette loro di posarsi al suolo. Infatti le rondini, i balestrucci, i topini si posano a terra per raccogliere l'acqua, per raccogliere il fango, si appoggiano sui fili. Un rondone non lo sa fare, ha le zampe posteriori. I greci pensavano che non avessero le zampe, infatti li chiamavano apodidi, perché se vuol dire senza zampe, ce le hanno, ma hanno delle zampette talmente corte, talmente deboli per reggere il corpo, che in realtà la loro unica funzione è quella di mantenere questi artigli particolari, un po' a pappagallo, per cui riescono a tenere tutte e 4 le dita rivolte in avanti, e per stare appesi alle asperità dei muri o degli alberi, eccetera, perché è l'unica funzione che hanno le zampe in questi animali. E i parenti più prossimi dei rondoni sono degli animali completamente diversi, sono i colibrì. Uno non ci crederebbe mai, e questi qua sono degli assi del volo planato. I colibrì fanno un volo da 70, con una frequenza di 70 battiti al secondo, eppure hanno lo stesso cinto scapolare, ed è una cosa fantastica. Le rondini sono degli animali completamente diversi, e quindi i nomi rispecchiano questa diversità. Rondine è un nome che deriva da irundo latino, le hanno chiamate rondini. Rondone non ha niente a che fare con rondine, ma viene da un comportamento di questi animali che nelle nostre città fanno la ronda, cioè si muovono in tondo.
E questa cosa è stata notata anche dai tedeschi, dove nell'alto tedesco, il tedesco antico, venivano chiamati Spiren, che tra l'altro ha dato origine a un nome che anche in italiano indica chi fa le ronde, gli sbirri. Quindi si tratta di animali completamente diversi. Poi dopo esistono anche tanti vari nomi dialettali, eccetera. Io ho parlato dell'italiano. Ad esempio, Mario? Beh, nella pianura bresciana, da noi, nella bassa, li chiamavano caccia de auri. Vuol dire caccia ai diavoli, cacciava i diavoli, perché continuavano a ricorrersi e venivano chiamate caccia de auri, cacciavano diavoli. Questo è interessante perché in Inghilterra già dal Medioevo li chiamavano invece uccelli del diavolo. Uccelli. Quindi questo ti dice anche come in realtà quale può essere la ricchezza culturale delle popolazioni che osservano gli animali con cui vivono, traendo delle conclusioni anche differenti, chiaramente. Quindi questa non la sapevo, ad esempio, molto, molto carina. Caccia a livello di comportamento, di abitudini, quali sono le differenze tra questi due animali? Tra le rondini? Sì, e rondoni. Le rondini hanno bisogno di fare un nido e lo fanno raccogliendo fango e attaccandolo ai muri per fare delle coppe chiuse o aperte, oppure scavano nei banchi di sabbia la rondine riparia, scavando dei buchi che arrivano. I rondoni no, tutti i rondoni hanno come particolarità che il loro nido è una cosa veramente ridicola dal punto di vista strutturale, viene fatto con la saliva, mettendo insieme gli oggetti che loro catturano in aria, è semplicemente un piccolo dischetto che viene fissato sul pavimento e serve giusto a contenere le uova, proprio si incolla. La bava dei rondoni diventa all'aria appiccicosa e poi diventa una colla, serve solo per mantenere ferme le uova. Però questo nido deve essere messo in una posizione sicura, loro vogliono sentirsi al riparo, all'oscuro, non devono vedere predatori che si affacciano e che guardano dentro, ed è per quello che si infilano nei buchi sotto i coppi o nei buchi dei monumenti, le cosiddette buche pontaie, oppure nelle cassette nido artificiali moderne che la gente può farsi col modo giusto oppure comprare dal commercio, da produttori qualificati. Ecco, parliamo un po'. Prego, Mario, dimmi. Volevo parlare, come ha parlato di nidi, sì? Non so se hai sentito ancora, in Indocina li mangiano, no? I famosi nidi di rondine. Sì. È un rondone, e questo rondone ha questo nido particolare con la bava, e vengono raccolti e mangiati, specialmente nel Laos, nel Vietnam, in queste zone. Ma proprio questo? Sì, viene mangiato il nido, viene pulito e viene mangiato, anche commerciato. Sono dei rondoni. Che è una cosa tipo plastica, sembra plastica. Non fanno cavità. Non hanno cavità. Molto bella questa di cui ha parlato. Però adesso il governo si è intervenuto e danno delle regole per raccogliere questi nidi. Ah, dopo. Ce n'è una che adesso vi dico. Queste rondini tendono a fissare la bava per fare delle piccole amache sospese nelle pareti delle grotte, essenzialmente. E i nidi vengono raccolti e poi dopo vengono puliti, praticamente è un materiale proteico, e poi vengono lessati per fare questi, vengono cucinati per fare questi nidi di rondine, che sono tra l'altro molto costosi. Siccome questa pratica nelle grotte stava distruggendo le colonie di almeno due o tre specie, tutti i paesi hanno adottato delle misure di protezione per cui nelle grotte ci vanno solo le popolazioni locali, gli indigeni con i metodi tradizionali di raccolta, che non sono distruttivi. Gli altri, che invece stanno alimentando un mercato che è enorme, fanno una cosa molto semplice in Indonesia e Malesia. Costruiscono delle grotte artificiali in cemento armato, sono dei capannoni di circa 300.000 metri cubi, 200.000 metri cubi, dove dentro si riproducono da un milione e mezzo di questi rondoni su dei telaietti di plastica, dove loro fanno la raccolta per questo commercio di un prodotto costosissimo. Inventano un mercato. Parliamo un po' della riproduzione di questi animali, della crescita, la biologia. Abbiamo l'esperto, perché lui è a contatto l'inanella nella sua rondonaia personale. Ma il rondone ha una biologia particolare. La prima è che lui fa solo una covata nella stagione, rispetto alle rondini che possono arrivare anche a tre covate. Il rondone, facendo solo una covata, ha una deposizione molto lunga. In pratica cosa succede? Che tra il primo e il terzo uovo possono passare anche 7 giorni. Mentre nella rondine
le uova vengono deposte una al giorno. Finito l'ultimo uovo comincia a covare il rondone e magari può cominciare a covare sul secondo uovo. Poi magari dopo 3 giorni ne fa un altro e ne fa un terzo. Generalmente la covata dura dai 17 ai 21 giorni, la covata. Loro nascono. Cosa succede? Succede, le parlavamo stamattina di questa roba che non ho mai... Succede che magari 2 pulli nascono prima e il terzo nasce dopo 3 giorni e rimane più piccolo. Rimane più piccolo e c'è questa problematica che molti credevano che magari morisse, invece no, lui non muore, viene allevato. Da uno studio che ho letto io, addirittura la femmina nell'ultimo uovo mette più testosterone che l'uccello quando nasce, il pullo quando nasce è più forte. Più forte si mette all'interno della nidiata, addirittura viene spinto in alto, apre voracemente la bocca e ovviamente la prima imbeccata che arriva dall'adulto, il bolo lo prende tutto lui. Quindi non è un'imbeccata, è un bolo, perché gli adulti portano dei boli. In pratica in 5-6 giorni il pullo diventa grande come gli altri due. E da qua? E lì poi l'allevamento può durare anche 40 giorni, addirittura dai 35 ai 40 giorni, il lavoro che ho fatto con io. Con una particolarità, potrebbe succedere che una primavera pazza, fredda, ti arriva con dei temporali grandi, neve, e i rondoni hanno un comportamento particolarissimo. Vengono abbandonati. I piccoli vengono abbandonati, gli adulti sui nidi vanno in torpore assieme ai piccoli, le uova covate non schiuse si fermano, gli adulti che sono in aria prevengono la turbolenza e vanno altrove, anche centinaia di chilometri, anche per 10 giorni, e quando ritornano tutto si riattiva e ripartono e riprende. È un comportamento veramente pazzo. Non ho capito, ma i pulli muoiono? No, assolutamente. Stanno come ibernati, stanno lì fermi. Non è un'ibernazione, perché questa viene d'inverno. Si fermano. È un meccanismo di intorpidimento. Una sorta di Hanno una letargo. Biologia particolare. Sì, è una letargia che gli si rallenta il metabolismo, tutto. Un po' come fanno quando volano, quando dormono loro. Non devono andare, vanno in alto, però non devono andare sotto temperature che vanno sotto i 12 gradi, devono stare lì e hanno un metabolismo che rallentano i battiti del cuore, la pressione del sangue si abbassa, loro stanno lì e vigilano. Poi pare che abbiano questo cervello diviso a metà, come i delfini. Come i delfini, che metà cervello dorme e l'altra metà vigila, se no cadrebbero, e stanno lì e dormono così. Hanno una biologia particolare molto interessante. Che vita media hanno i rondoni? Beh, stavamo parlando con lui, abbiamo dei rondoni, possono arrivare anche quasi 17 anni. Il record in Europa è 21 anni. È anche 20 Caspita. Anni. Sì, 21, sì, il record. Noi abbiamo nelle nostre colonie animali, li abbiamo trovati, che hanno raggiunto i 16-17 anni. La media è più bassa, perché purtroppo su questi animali incide moltissimo, sì, oltre le stupidaggini che fa l'uomo anche il cattivo tempo. Loro sono molto bravi a prevedere i disastri meteorologici, ma se si sbagliano è una rovina e spariscono delle colonie intere. C'è un bel lavoro che ho visto io in Svizzera, che c'è questi rondoni alpini, quelli grandi che abbiamo visto prima. Addirittura cosa succede? Arriva brutto tempo in Svizzera, hanno i pulli, gli adulti spariscono. Con un satellitare, hanno messo questo satellitare a un rondone alpino, hanno scoperto che tutti i giorni va in Sardegna, andava in Sardegna, catturava, faceva il bollo alimentare e il giorno dopo ritornava alla colonia. Una cosa fantastica, cioè parte dalla Svizzera e va in Sardegna perché c'è bel tempo, va a fare il bollo e poi lo riporta alla colonia. Ma com'è nata questa vostra passione per i rondoni? Un trave un po' più basso degli altri e una disattenzione nell'alzare la testa, probabilmente c'è stata una botta. No. Ma io posso raccontarvi perché mi occupo di queste cose. Io ero diventato da poco un giovane dirigente della provincia di Modena e durante un sopralluogo mi sono fermato a mangiare un panino in campagna sotto un'antica torre. E mentre mangiavo il panino si è avvicinato un agricoltore che mi ha chiesto cosa ci facessi lì e mi ha chiesto se sapevo che cos'era quella torre. Io ho detto no, non lo so, questa è una torre rondonara, io non ne sapevo niente.
lui era l'ultimo rondonaro che aveva lavorato in questa torre, che era proprietà di un'altra famiglia. Tempo un giorno e mezzo, io ero già andato dalla famiglia, me l'ero fatta dare incomodato e l'ho tenuto incomodato per 20 anni, salvandolo peraltro dalla distruzione con un piccolo progetto della regione e della provincia. Per questa qua che si vede, questo è il bel castellaro del Parco dei Sassi di Rocca Malattina, adesso è gestito dal parco dal 2006 completamente, anche l'affitto, e l'abbiamo salvato dalla distruzione, ha 300 nidi artificiali, i più vecchi dei quali sono del 1400-1500. Caspita. Sì. E tu Mario invece? Beh, la manipola, anche come lui, guardando sempre in alto, che io ho sempre la testa in alto, perché devi guardare in alto, la gente non è abituata a guardare in alto, generalmente la gente guarda in orizzontale, ma in verticale poca gente guarda in alto. E da lì? Da lì, poi essendo nato in una famiglia contadina dove gli uccelli facevano parte delle per esempio il mio pellegrinare a cercare nidi l'ho imparato dai miei avi, dei miei zii, del mio padre, che allora si raccoglievano uccelli per mangiare, cioè tu non potevi, chi trovava nidi recuperavano i pulli per mangiare, chi aveva la torre piccionaia o la torre passerera recuperava pulli per mangiare, se no si andava nella vigna o negli olmi a raccogliere anche i nidi. La ricerca dei nidi, poi io ovviamente l'ho cambiata facendo dei lavoretti di biologia, era una tecnica particolare, tu non potevi permetterti di andare a scovare un nido e poi distruggerlo o perdere la covata. Cosa voleva dire? Che tu non mangiavi se perdivi la covata. Allora c'erano dei trucchi particolari che mi hanno insegnato mio zio e mio padre per riuscire a salvare la covata. Mangiare qualcosa, ma non intaccando il capitale. Io questa cosa l'ho trasformata in un bel lavoro, ho fatto diversi lavori, specialmente sui passeriformi e poi anche sul rondone. Quindi lui viene dalla saggezza contadina, io da un incidente di percorso di un urbanizzato che non ne sapeva niente. Ecco. Mario, tu ti occupi anche di inanellare questi animali, cosa sì. Vuol dire? No, l'inanellamento che facciamo noi, generalmente le parlavamo con Mauro, e per noi abbiamo bisogno di dati per recuperare, perché i rondoni difficilmente vengono ricatturati in giro con le reti, quasi nessuno li prende. E allora noi mettiamo l'anellino per riuscire a capire la fedeltà che hanno loro al nido, specialmente sui giovani, quanti anni ci vogliono prima che tornino alla colonia o se magari vanno in altre colonie. Ecco, ma di il solito tornano nella stessa colonia dove sono, nello stesso punto dove sono nati, o no? No, pochi, stavamo parlando con Mauro, circa lui ha il 5%, io avrò il 6-7%. Ma perché si spostano? Si spostano e vanno a colonizzare altre colonie. Perché fanno una cosa che noi sfruttiamo per il festival. I giovani, quando escono dal nido, migrano, vanno in Africa come gli altri, però ritornano l'anno successivo, qui in Europa, 2 mesi dopo i rondoni che si riproducono, quindi loro stanno in Africa 2 mesi in più, sempre volando. Arrivano con questo ritardo di 2 mesi che coincide con cosa? Coincide con la fase di preparazione delle covate all'involo per la migrazione. Loro cosa fanno? Arrivano e riescono a individuare, cercano di ritrovare i posti in cui sono nati come area, in genere ci riescono, però arrivando in quell'area vedono i rondoni che fanno avanti e indietro con le beccate, guardano dove si infilano per imbeccare, e queste bande di ragazzacci con i motorini, io li chiamo, individuano questo andare e vieni, e che cosa fanno? Vanno a vedere se davvero lì dentro ci sono delle covate. Dentro ci sono i piccoli, che incominciano già a essere grandi e pronti all'involo, che quando li vedono pensano che siano i genitori con le imbeccate, quindi da dentro chiamano, questi rispondono. Nei video che vi ho lasciato voi vedete questo avvicendarsi di rondoni di fronte ai fori, e quelli che si avvicendano sono i non riproduttori, sono i giovani, hanno probabilmente 1 o 2 anni. Loro semplicemente stanno verificando dove sarà, come in questo caso, voi vedete nella bella chiesa di San Giovanni Battista a Rio Maggiore, dove Andrea Marsan ha fatto queste belle modifiche. Questi semplicemente sono rassicurati dal fatto che lì dentro ci si può riprodurre. Dopodiché andranno via con quelli che verranno via dal nido,
andranno a semi in Africa e l'anno dopo ritorneranno nella stessa zona e riusciranno a infilarsi, perché magari qualche rondone è rimasto vedovo, qualcuno si è perso per strada, e quindi ritorneranno in una colonia della zona in cui sono nati, ma non precisamente nella stessa, perché vengono distratti da tutti questi movimenti che vedono in giro. Ma sono animali fedeli, nel senso che una volta che si è formata una coppia, no, quella rimane? O sono fedeli al nido. Al nido. Quindi finché, perché quando sono fuori difficilmente si ritrovano durante lo svernamento, però ritornano, sono fedeli al nido. Spallanzani nel 1700 studiò questa cosa e legò con un filo colorato alle zampine, e l'anno successivo li ritrovò. E fu il primo a determinare questa fedeltà, che sempre noi la chiamiamo di coppia, in realtà è una fedeltà al nido, per cui quando uno dei due non si ripresenta, il vedovo o la vedova si adatta con un sostituto. C'è una, c'è una covata che nella mia vecchia rondonaia, c'è un maschio che ha 14 anni e sono 2 anni che non si è presentato, probabilmente è finita la carriera. 14 anni ha cambiato 3 femmine, all'entrata in questo buco sono cambiate 3 femmine. Adesso noi dobbiamo un po' vedere, studiare bene la cosa per capire se le femmine campano di meno o se le femmine invece si sono accoppiate con altri maschi in altre colonie. Questo qui sarebbe molto interessante da studiare, che dovremmo fare. È uno studio in continua evoluzione, insomma. Sempre in evoluzione lo studio. Che richiederebbe anche molte persone. Dal mio parere sono convinto invece che le femmine campano meno, perché loro devono riprodursi, devono covare. Hanno stress maggiore. Hanno un impegno, una spesa molto maggiore. Molto maggiore, secondo me campano di meno. Va bene, adesso ci lasciamo per qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi per la seconda parte di Cani e Gatti. Bentornati qui con noi, vi ricordo che stiamo parlando di rondoni e lo stiamo facendo grazie a Mario Caffi, ornitologo, e a Mauro Ferri, veterinario esperto di rondoni. Allora, c'era una precisazione che so che volevate fare, che noi stiamo parlando principalmente di rondoni comuni, però ci sono anche altre specie, giusto? In Italia altre 2 specie, rondone pallido e rondone maggiore. Più o meno i comportamenti sono simili? Più o meno, perché il rondone pallido è fisicamente uguale al rondone comune, anche se il colore è un po' più sbiadito, però ad esempio fa 2 covate invece di una sola, per cui la sua presenza centro a Milano dura fino alla fine di novembre, anche a Trieste, anche a Bologna. Poi c'è il rondone maggiore, che fisicamente è grande più del doppio di queste 2 specie, molto colorato, bianco e nero, molto chiassoso e rumoroso, con un verso che sembra un trillo di un gheppio molto più forte, e questo fa un'unica covata che però è un po' gestita con delle tecniche particolari, per cui questi animali rimangono in genere fino alla fine di agosto. Quindi noi parliamo sempre però di rondone comune per far capire i concetti generali. Poi è chiaro che se uno ha a che fare nel suo edificio col rondone pallido, il rondone maggiore, bisogna che andiamo a dettagliare. Ecco, una colonia che diciamo è posizionata su un monumento, solitamente ritorna anche l'anno dopo, dove sono ogni nati? Ogni singolo individuo è fedele alla cavità al in nido, cui quello si che riproduce. Dicevamo prima. Ogni singolo. Questo ci fa dedurre che le coppie tra di loro sono fedeli, perché se il maschio A abita con la femmina B e tutte e due hanno buona salute, continua a rifrequentarsi per degli anni. In caso di vedovanza o di altri meccanismi da approfondire, predazione oppure smarrimento, la coppia subisce una sostituzione di uno dei componenti. La colonia è sempre quella? La colonia tende a comportarsi come un organismo particolare, per cui c'è una coesione anche di tipo sociale. Prima che arrivino i subadulti a fare tutte le attività simpatiche che sfruttiamo per il festival, la colonia, mentre ancora si riproduce, deve ancora finire di deporre qualcuno sta covando, la colonia tende a comportarsi con dei voli comunitari di delimitazione dello spazio fisico, per cui se in una colonia ci sono 20 coppie e 10 sono sulle uova, i 10 rondoni
che non stanno covando, quando hanno finito di alimentarsi, spesso pattugliano e delimitano il territorio intorno al campanile, alla torre, alla casa, con i caroselli che fanno vedi questi piccoli, sono dei caroselli più piccoli rispetto a quelli di giugno, perché sono solo i riproduttori. A giugno si aggiungeranno anche i subadulti, che in genere porta a moltiplicare per due o per tre, come in questo caso, i rondoni realmente esistenti in questo comignolo. Lì ci sono non più di due o tre coppie, ma abbiamo visto volarci intorno probabilmente qualcosa come 15-16 rondoni, che non esiste. Ci sono quei 15-16 rondoni, ma ci sono anche i pulli dentro la coppia, dentro i nidi. Certo. Veniamo a monumenti vivi. Sì. Monumenti vivi che vuole insegnare anche le buone pratiche per aiutare questi animali. Sì, abbiamo fondato questa piccolissima associazione che non ha lo scopo di fare proselitismo associativo. Le associazioni ornitologiche ambientali che esistono sul territorio devono essere assolutamente autonome e avere il loro spazio. Noi ci preoccupiamo di garantire, come suggerisce il nostro logo, la circolazione di buone pratiche documentate per difendere negli edifici antichi e moderni i rondoni, come vedete, ma anche i chirotteri e i rettili o i piccoli passeriformi insettivori. Quindi noi selezioniamo il materiale, le pubblicazioni, le indicazioni tecniche e le mettiamo in circolazione nel nostro sito web. In più collaboriamo con ornito.it, che è una database di registrazione ornitologico, per identificare le colonie di rondoni e renderle quindi riconoscibili e anche utilizzabili dal punto di vista turistico. Ecco, come stavi dicendo, fate sia monumenti moderni, come possono essere le nostre case, che monumenti storici. Però se partiamo dai monumenti storici, veniamo anche un po' alla storia, a quello che faceva l'uomo nel passato per portare avanti queste colonie. Dunque, la cosa è molto interessante e importante. Teniamo presente che quando noi ci siamo insediati, ad esempio qui in Italia, in pianura padana, dove siamo noi adesso, c'era una grandissima foresta abitata da pochissimi raccoglitori, cacciatori, e in questa foresta c'erano gli alberi in cui si riproducevano i rondoni comuni. E anche le rondini? Si riproducevano negli alberi. Noi abbiamo tolto la foresta per fare l'agricoltura, per fare le città, e i rondoni sono trasferiti dove potevano trovare delle cavità. Non sono più grandi alberi con le cavità dei picchi. Bene, ci sono le case che hanno i coppi o che hanno i fori per l'ancoraggio delle scaffalature esterne. E quindi da secoli i rondoni convivono con l'uomo. E si tratta di una coabitazione casuale. In realtà dal Medioevo in poi qualcuno ha cominciato a studiare questo comportamento e ha sfruttato la particolarità di replicare e di rendere ottimali le condizioni per attirare i rondoni e per farli nidificare in strutture artificiali, quindi nidi artificiali di origine alto medioevale, mettendo a punto una tecnica che in realtà è analoga e parallela a quella che è stata poi messa a punto per i passeri in Italia, oppure per i passeri degli storni in Olanda, in Belgio, in Lussemburgo, nell'Alta Francia, eccetera. Quindi si tratta di una convergenza tecnologica e culturale che dal Medioevo in poi ha permesso poi di arrivare a modellizzare anche i nidi artificiali moderni, ad esempio per i rondoni, come in questo caso, per cui se non possiamo più costruire torri rondonari artificiali come questa, con tutti i rondoni affollati fuori, però in una casa moderna, in un edificio moderno, in un viadotto, possiamo sicuramente appendere delle cassette artificiali per i rondoni. Ecco, ma una volta c'era anche attenzione nei confronti di questi animali perché non soltanto magari per l'amore della natura, ma anche perché se li mangiavano. Si mangiavano. Eh sì. Era un amore, era un interesse più che un amore. Era un interesse e i rondonotti prima dell'involo pesano molto più degli adulti e sono la maggior parte composti di grasso e quindi erano una risorsa alimentare particolare. Lui potrebbe dirvi qualche cosa però sui passeri, che era un metodo, una cosa analoga, no? Sì, per cui sui passeri, per esempio, raccontato prima, no?
i pascheri, facendo le quattro covate, tre, quattro covate, venivano controllati, cioè sul senso che lasciavano la prima covata per rimpiazzare l'anno dopo, portavano via quelli pulli della seconda covata, o della seconda terza. O dalla terza. Sì. Però loro tendevano sempre a salvare, non è che andavano nelle piccionaie, nelle rondonaie a portare via tutto. Certo. No, salvavano una Quindi parte. C'era un interesse, ma non era una distruzione. Non era una distruzione. Assolutamente, il mondo rurale è un mondo estremamente conservativo che tende a proteggere la risorsa su cui basa il suo sostentamento. Grande o piccola risorsa che sia, non bisogna sprecare, non bisogna offendere la natura. Nel caso delle rondini non si faceva quello che si poteva fare con i passeri, che possono fare anche quattro covate. Nel caso dei rondoni invece la tecnica era semplicissima, si potevano prendere i rondonotti tutti tranne uno, per cui dei due, tre, quattro rondonotti nel di un nido, uno doveva rimanere, se ce n'era uno quello doveva rimanere. In questo modo si garantiva la colonia l'anno dopo. Il mantenimento e anche la crescita delle colonie, perché noi abbiamo torri rondonare e anche passeraie che ci dimostrano che con questo sistema le colonie artificiali crescevano di numero, per cui nella rondonara dove facciamo attività di studio noi ormai da metà degli anni Ottanta possiamo identificare una serie di nidi costruiti probabilmente nel 1500, poi un'altra serie costruita probabilmente nel 1700 e un'altra serie costruita circa all'inizio del 1800. Quindi le colonie paradossalmente diventavano più grandi. Se noi lo dicessimo in giro che una colonia sfruttata di rondoni o di passeri può diventare forte a queste dimensioni, non ci crederebbe nessuno. Ma esiste una rondonara a Carmagnola di 1000 nidi artificiali. Lui ne ha viste anche di passeraie. Sono numeri improponibili per le consistenze delle colonie di adesso e le sfruttavano, però in un modo intelligente e conservativo, e se era il caso non si toccavano, assolutamente. Ecco, adesso i rondoni non sono a rischio estinzione, però c'è molta attenzione su questo. Sono molto minacciati, per cui già in Nord Europa è partito questa attenzione per gli edifici, soprattutto per garantire un miglior isolamento termico. E in Inghilterra localmente c'è stata una diminuzione di più del 60%. In Italia questo fenomeno ancora non è colto, per cui tutti ci dicono di non preoccuparci, che i rondoni sono ancora abbondanti. È perché noi abbiamo un mare sterminato di coppi che gli offre possibilità. Ma in realtà questi siti riproduttivi stanno sparendo velocemente causa la lotta ai colombi soprattutto, ed è quello che noi stiamo prendendo di mira per garantire una miglior consapevolezza, una maggior serenità nella convivenza uomo-animale, per garantire un futuro. Quindi cosa si può fare a livello pratico? Quali sono i vostri consigli? Studiare il singolo caso, per cui se tu abiti in una casa dove ti sei accorto che hai i rondoni come ospiti, puoi fare come il mio amico il dottor Are, che abitava prima a Treviso, adesso abita in Romagna, e che semplicemente quando ha rifatto il tetto i muratori stavano già tappando tutto, ha detto no, qua non si tappa niente, e anzi si fa quella riduzione selettiva di cui poi vi ho fatto vedere, cioè sotto i coppi si mette la malta, però lasciando un foro stretto che non fa entrare ad esempio gli storni o animali troppo grossi, però garantisce l'accesso ai rondoni. Oppure nelle buche pontaie si fa la riduzione di cui abbiamo parlato. Oppure se hai una torre rondonara storica cerchi di proteggerla e di mantenerla attiva, oppure negli edifici moderni e nuovi adotti questi nidi artificiali moderni. Che si trovano? Che si trovano, o li fanno le associazioni locali, si adoperano dei modelli certificati con materiali che garantiscono l'adeguato isolamento termico, come in questo caso. Abbiamo un noto professore della Facoltà di Veterinaria di Milano che sul suo tetto ospita una cassetta artificiale per nidi con webcam. Lui tra l'altro è il referente garante per i diritti animali del Comune di Milano. Quindi queste cose le possiamo fare tutti, possiamo comperarle, per cui un'impresa o una persona che non vuole buttarsi in una costruzione di cose che possono essere in effetti un po' delicate, dal commercio si comprano dei nidi certificati. C'è una nota ditta che ha un ottimo sito, solo per i rondoni ne vende 9 tipi, insomma.
Ecco, c'è anche un sito, tra l'altro, dove si può seguire... Sì, c'è il mio sito sul festival, e quello della mia associazione Monumenti Vivi, dove noi diamo queste indicazioni generali. Poi c'è anche un qualche sito commerciale che copre, ad esempio, tutte le esigenze delle nidificazioni artificiali, del bear gardening, eccetera, con dei cataloghi che sono scaricabili online. C'è una rivendita anche a Bolzano, c'è una nota ditta che rivende tramite questa rivendita, che è tedesca, che ha un ottimo catalogo scaricabile anche nella versione in italiano. Nel nostro sito trovate indicazioni anche su questo. Ecco, se si volesse portare avanti questo festival dei rondoni anche nella propria città, come si può aderire? Noi veniamo contattati, questo mi capita fortunatamente sempre di più, e un contatto email, dopo contatti telefonici, in un qualche caso anche contatti personali dove possibile. E la formula, vi segnalo quella che ha avuto tra le ultime più successo: una signora italiana che vive a Londra, che ha una casa di vacanza nel Grossetano, voleva aderire in un borgo di 600-700 persone. D'estate hanno fatto il loro evento per il Festival dei Rondoni nella piazza, con un professore universitario che si è prestato a questa cosa per spiegare la biologia con delle proiezioni, eccetera, di fronte a degli edifici che ospitavano sotto i tetti delle colonie di rondoni, in una sera d'estate di fine giugno, con un bel banchetto preparato dalle volontarie, con dei biscotti a forma di rondone, con bevande fredde e calde, perché lo spirito deve essere questo: portare le persone davanti a delle colonie realmente funzionanti durante il momento di arrivo dei subadulti, che fanno questo fenomeno dei caroselli molto bello da vedere, soprattutto al tramonto, e nell'occasione però togliersi anche la soddisfazione di conoscersi, di scambiarsi delle simpatiche esperienze, magari bevendo una birra, una cosa fresca, o mangiando anche un qualche cosa assieme. Infatti si chiama Festival dei Rondoni, Swifts and Fun, gli abbiamo dato anche questo nome in inglese, Rondoni Divertimento, perché abbiamo avuto fin dall'inizio degli emuli, degli interessati che venivano dalla Germania, dall'Inghilterra, dal Belgio, e allora questo nome inglese l'abbiamo mantenuto. Rondoni e divertimento. Ecco, ma voi personalmente cos'è che vi ha più colpito e affascinato di questi animali? Personalmente la grande comunità, capacità che hanno di trasmetterti energia e gioia. Può sembrare una cosa eccessiva, io lo posso accettare che qualcuno possa dire questo, ma se voi fate caso, molta pubblicità e molti film, tutte le volte che il soggetto della scenografia riguarda un centro storico, una città, un centro di una città con il cielo azzurro, vengono inseriti di default i gridi dei rondoni, anche se la gente gira con il Moncler e c'è la neve. Ci sono dei film famosi su questo, con dei rondoni che gridano in mezzo alla neve. Chiaramente non esistono, però i pubblicitari se ne sono accorti che il grido dei rondoni, quando violano in questo modo particolare intorno agli edifici, è estremamente energizzante e comunica gioia. Sì, anche molti registi hanno fatto questi grandi errori, né? Sì. Registi e anche cantanti. Io ho avuto l'occasione, posso raccontare questo aneddoto, a Bologna, sì. Siccome ero amico del presidente, mi aveva invitato a una partita di calcio del Bologna, ero andato in tribuna e lì incontrai Lucio Dalla. C'era Lucio Dalla e anche l'altro, lì si chiama, l'altro cantante, Gianni Morandi, erano lì perché loro erano appassionati. In quel momento era appena uscito la sua canzone, che delle rondini, non so se l'hai sentita ancora questa canzone delle rondini. Io l'ho guardato e gli faccio: scusa Lucio, bella canzone, bellissima, ma guarda, quelli lì non erano rondini, quelli sono rondoni, perché tu senti questo schiamazzo all'inizio della canzone, ma sono rondoni. Lui è rimasto male perché non se l'aspettava. No, invece è rimasto perché male, perché li chiama rondini, comunque. Ma non sono mica rondini, no, le rondini è un'altra cosa, lo dico, lì sono rondoni, e nella canzone... Una cosa che non sai è che lui ha registrato queste cose dal balcone di casa sua, vicino a Piazza Maggiore, sul cielo di Bologna. Sì. E sono 30 secondi
di gridi di rondoni, sono bellissimi. L'hai sentita ancora? Ma d'altra parte i bolognesi li chiamano così, quindi tutto sommato aveva ragione. Ci può stare. Sì. Bella. Ma se qualcuno volesse andare a vedere una di queste torri, è possibile, non so, venire con voi, seguire? Per in genere si aggancia alle nostre attività durante il periodo del festival, perché è il momento migliore per godersi le colonie. Senza quindi, far dei diciamo danni. Il periodo di giugno, dalla metà di giugno in poi, primi giorni di luglio anche, può succedere. E altrimenti per delle cose più particolari in genere ci si sente, io ho una casella postale, lui è conosciuto localmente, la gente ci contatta e se possibile ci si dà da fare per ospitarli. Io ho ospitato visitatori dalla Nuova Zelanda, dall'Inghilterra, per vedere delle cose particolari che faccio, che loro vedono su internet. Ma cosa fate nel pratico quando andate? Nel pratico, ad esempio, gli sfortunelli che hanno aderito e hanno chiesto di venire con me, io li ho fatti arrampicare per delle scale di legno fino a 15 metri di altezza con delle corde da alpinista per arrivare nella nostra sala di inanellamento nella Torre Castellaro che hai vista. Oppure semplicemente passeggiamo per il centro storico di Modena o di Bologna per andare a vedere le colonie attive. Qualcuno è venuto apposta per vedere i rondoni pallidi in ottobre a Bologna. Perché i rondoni comuni non ci sono più, i rondoni maggiori ce ne pochi, non si vedrebbero neanche più, però ancora in questo periodo a Bologna è possibile vedere i rondoni pallidi che si stanno insediando ed espandendo come colonie. Poi, l'inanellamento viene fatto sui pulli ancora, Mario, o anche sull'adulto? Sì, li facciamo sui pulli e sugli adulti. Alla colonia. Alla però. Colonia, però generalmente quando studiamo, io ho un sacco di ragazze che vengono giù a studiare da me, dell'Università di Milano, della Bicocca, della Statale, generalmente noi quando andiamo a lavorare su questi uccelli tendiamo a non fare danni. Il danno qual è? Si va a catturare generalmente quando loro hanno l'intorpidimento, quando c'è freddo. Quando arriva freddo loro tu li puoi manipolare, non fai danni al nidi, anche se stanno covando tu li puoi manipolare, perché noi abbiamo fatto anche dei prelievi di sangue. Anche in questi giorni, quest'anno abbiamo fatto un lavoro sui parassiti delle penne, però tendiamo a catturarli durante questi momenti che loro sono fermi. Anzi, dopo un po' che li hai in mano si scaldano e cominciano ad agitarsi, sono un po' come piccoli serpenti, no? Si scaldano e si muovono. Quali sono quindi gli studi che avete portato avanti principalmente? Noi abbiamo studiato i parassiti, ultimamente abbiamo fatto sui parassiti, poi abbiamo fatto una sulla fedeltà al sito, adesso ne stiamo facendo un altro sulla migrazione. Comunque sono diversi i lavori. Dove si possono trovare? Sono cose... No, i nostri lavori non li trovi in giro, tutti i lavori finiscono in riviste per l'università. In genere ci appoggiamo a dei gruppi di ricercatori che poi pubblicano in inglese. In inglese, ad esempio, ultimamente si pubblica in Italia. Compaio come coautore e rappresentante del mio gruppo in una pubblicazione che ha analizzato i dati sugli animali dotati di apparecchi che li hanno seguiti durante le migrazioni. Noi avevamo 4 animali che facevano parte di un gruppo di 190 distribuiti fra 12 paesi, quindi questo è uno studio in inglese uscito proprio quest'anno. Prima abbiamo fatto delle cose scrivendo degli articoli sul sviluppo della nostra colonia. La nostra colonia 20 anni fa era circa 30-35 coppie, quest'anno siamo arrivati a 90. Quindi abbiamo queste particolarità, non siamo in tanti che studiamo questi animali in colonie. C'è un gruppo in Piemonte, c'è lui, c'è il nostro nel Parco dei Sassi di Rocca Malatina e c'è Carlo Ciani in Romagna. In Romagna. Che studiano sulle rondonare, sono solo questi 4. In realtà ci vorrebbero più giovani e usando anche delle tecniche diverse. Ad esempio ultimamente io personalmente mi sono spostato su delle tecniche meno invasive, come adoperano amici miei del Giura svizzero, che possono fornire dei dati veri, oggettivi, su delle cose che sono molto importanti, le quali lui ha accennato. Le femmine possono andare in altre colonie, i piccoli quanti ne ritornano nello stesso colonia. Si tratta tutti di problemi nuovi da studiare probabilmente con tecniche un po' diverse rispetto all'inanellamento classico. Monumenti più famosi per vedere questi,
questi rondoni in accoppiamento, le colonie, dove sono nella zona, diciamo, tra la Lombardia e l'Emilia Romagna. A casa tua, nel centro storico del tuo paese, c'è sicuramente ovunque, la cosa più bella che potrai vedere, sì. Però ti consiglio di agganciare uno degli eventi, casomai dell'anno prossimo, per farti un pochettino l'occhio, perché dopo diventi subito un'esperta. Davvero, le cose fondamentali sono poi poche. La gente non è abituata a guardare in alto. Ad esempio, cosa? Ad esempio, molta gente si fa prendere dalla curiosità, vorrebbe andare a censire le coppie già alla fine di aprile quando arrivano. No. Bisogna occuparsi di queste cose, soprattutto all'inizio, quando arrivano i subadulti dall'Africa, 2 mesi dopo. Sono loro che ti dicono dove sono le colonie attive, nelle case moderne o nei monumenti antichi più interessanti. E tu, se durante il giorno lavori e alla sera hai un po' di relax con le giornate che sono arrivate al massimo della ampiezza e della luminosità e dell'aria calda, se tu esci al tramonto nel tuo centro storico, ti accorgi subito di dov'è la colonia più importante, probabilmente, che hai vicino a casa. Cremona ce ne sono tante, specialmente in piazza. Cremona è bellissimo. Qui abbiamo il gruppo del WWF locale che ha aderito nel 2015 al festival. E nel nostro sito trovate la locandina che hanno utilizzato allora e sono sicuro che potete fare molto. Poi avete il Parco Olio Sud, che è di competenza fra Mantova e Cremona. Loro hanno appena ritirato dal Parco dei Sassi di Rocca Malatina la maquette di Torre Rondonara che noi abbiamo fatto allora con un gruppo di amici della provincia di Modena, e la riproduzione di una torre rondonara o passeraia adatta per essere esposta al pubblico, perché nel cassetto di dietro c'è la sagoma che è perfetta, nel cassetto di dietro si vedono i nidi o dei passeri o dei rondoni, quindi la gente può vedere anche fisicamente come sono fatte queste cose, con dei pannelli messi intorno che lo spiegano, anche in periodo non di presenza degli animali. Quindi il Parco Olio Sud, che ha organizzato 2 bellissime serate sui rondoni questa estate, con un'ottima cena tradizionale, con questi germogli, con questi germogli di luppolo che localmente lì in questa zona sono molto belli, e la gente si è molto divertita, perché proprio sono passeggiate in genere che si fanno nei centri storici, andando dietro ai voli dei rondoni che ti dicono dove sono le colonie. Bene, allora a giugno vi seguiremo personalmente con le organizzatene telecamere. Una voi. Va bene. Perché no? Si può fare. Tra l'altro qui in Lombardia avete un gruppo che è attivo soprattutto in città, che sta eseguendo un progetto che ha coinvolto Facoltà di Architettura, Curia Arcivescovile, Comune di Milano, supporter Cariplo, e loro sono partiti quest'anno con uno studio che vuole censire le colonie di rondoni in città e mettere a punto delle tecniche di conservazione di queste colonie. Quindi è un gruppo che può fare anche da guida per le attività in una regione così centrale, insomma. Certo, va bene. Ci lasciamo allora ancora per qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi per la terza parte di Cani e Gatti. Bentornati qui in studio con noi. Come sapete, stiamo parlando di rondoni. A volte capita di trovarne per terra, in difficoltà, soprattutto magari dei giovani esemplari, dei pulli. Cosa dobbiamo fare per aiutarli, invece magari di aiutarli e non fare niente di buono per loro? Il fatto che la gente possa trovare, e succede spesso, dei rondoni a terra è perché questi animali in genere cercano di sottrarsi alle alte temperature delle cavità in cui sono nati, soprattutto se i coppi sono troppo sottili o troppo esposti al sole. Una volta caduti, in genere, se non hanno avuto dei traumi molto gravi per la caduta, vanno incontro a un problema che può essere davvero letale per loro, se non gestito bene, perché si tratta di allevarli. L'allevamento del rondone in difficoltà in Italia è sempre stato preso un pochettino empiricamente, e pieno di siti web che spacciano consigli su come alimentare i rondoni, in realtà consigliando delle pratiche che sono dannosissime, perché sono tutte basate su alimenti, loro dicono proteici, perché questi sono animali che hanno bisogno di proteine, ma basate su delle proteine che per i rondoni sono pericolose, cioè sono proteine di mammifero
oppure proteine di uccello, quindi carne di pollo, cuore di bue, carne, uova, ricotta. Micidiali. Sono micidiali, perché in realtà l'animale sembra che le assimili e cresca anche di peso, ma la gente non si accorge di un problema che questo animale accumula sulle penne, per cui quando lui avrà l'impennata completa e lo avranno rilasciato, se lo avranno rilasciato, magari sta volando sopra il mezzambico e perde di colpo 8-9 penne remiganti che vanno in muta completamente, che non deve succedere, di modo che questo animale viene giù come un sasso e muore. E questi danni si vedono nelle microstrutture delle penne, se uno è un esperto. Per farla breve, questi animali devono essere alimentati solo con proteine di insetto. Solo ed esclusivamente proteine di insetto. Che troviamo? In Italia abbiamo un unico centro che segue questa procedura ed è accreditato dalla Clinica dei Rondoni di Francoforte. Il protocollo prevede l'uso esclusivo di grilli di allevamento. Sono insect farm che producono grilli e che vengono venduti nei negozi anche in Italia per alimentare rettili, uccelli, eccetera. Ecco, i grilli vanno benissimo, sono ottimi anche per i rondoni, devono essere gestiti in un modo particolare e mangiano solo questi con un integratore vitaminico particolare. Il centro di Trieste, Liberi di Volare, non ha il monopolio di queste cose, però fa da promotore della buona pratica e quindi riceve e ospita persone che vogliono evitare di andare a Francoforte a imparare e vanno da loro a vedere come si fa per in tutta la filiera, cioè come realizzare i gruppi di rondonotti nelle scatole, come proteggerli, come manipolarli, come imbeccarli, come valutare l'accrescimento, ecco, e come rilasciarli. Come manipolarli? Cosa possiamo già dire a chi ci sta seguendo da casa? Gli animali vanno manipolati sempre mai a mani nude, soprattutto d'estate, quando cade le nostre mani si ricoprono di un grasso che per loro non va bene, quindi bisogna adoperare dei guanti oppure lattice, delle tele molto soffici, dei panni. In realtà la cosa ideale è adoperare un guanto di lattice e una tela per avvolgere l'animale e per impedirgli di sbattersi. Dopodiché bisogna imparare la manualità di stimolargli la punta del becco e poi con le pinzette di infilargli i grilli. Ci sono dei video che sono vivi i grilli. I grilli sono rigorosamente soppressi. In genere, se uno acquista grilli vivi, li mette in freezer per assicurargli la dolce morte. Mette in freezer, è considerato un metodo eutanasico. Il freezer a bassa temperatura, meno 23, quindi è una tecnica. Dopodiché, quando sono morti, oppure uno compra i grilli surgelati e li decongela, li fa intiepidire, devono essere tiepidi, e dopodiché vengono infilati. Ci sono dei video li scaricati. Li fa intiepidire, cioè un po' a me dispiace per i grilli, so che mi guardi strana, però dato che stiamo spiegando a casa come si deve fare, come si intiepidiscono. Se tu hai comprato ad esempio un panetto di grilli surgelati. No, mai, però. Ok, se l'abbiamo preso, tieni presente surgelato. Che molta gente dal 1° gennaio li comprerà per mangiarli, perché dal 1° gennaio l'entomofagia sarà legale anche in Italia. È vero, questo l'ho sentito. E si tratta quindi di frazionare questo surgelato, di lasciarlo intiepidire, perché non deve arrivare nel gozzo di questi uccelli, certo, a bassa temperatura. E c'è una tecnica di manipolazione che può essere verificato con i video che si scaricano dal nostro sito e anche dal mio canale YouTube. È una tecnica molto semplice. L'importante è non improvvisarsi, non somministrare allo proteine che non siano degli insetti e degli insetti giusti. Quello che è importante è che raccogliendo un piccolo che è caduto dal nido, per il fenomeno che vi abbiamo già spiegato, non è importante dargli da mangiare subito. In teoria può stare anche 2 o 3 giorni fermo, per cui se non sei capace di risolverlo, lo dai a uno spedizioniere, ti metti d'accordo con qualcuno che lo possa fare, lo metti in una scatolina, manipolare con cura e lo spedisci, c'è tutto il tempo per farlo arrivare. Oppure impara tu a fare le cose fatte bene. Quindi noi a casa possiamo crescerli o è vietato per legge? In realtà la legge non lo permette, devi essere un centro autorizzato. Chiaramente nessuno può vietare che tu in emergenza per un giorno o due non ti dai da anche fare, ci mancherebbe. Di solito ti capita sempre i momenti in cui non trovi mai nessuno. Però noi incoraggiamo la gente a rivolgersi in emergenza al centro soccorso animali della propria zona
guardando che sia accreditato come protocollo di allevamento, e purtroppo ce n'è solo uno in Italia che fa le cose giuste, gli altri impareranno. E una volta che questo è stato fatto, uno semplicemente glielo porta, glielo spedisce, perché questi animali, se stanno senza mangiare per 2 giorni, non gli succede granché, insomma, non è la cosa peggiore. Io usavo un'altra tecnica. Io, quando studiavo i rondoni all'inizio, c'era la provincia di Brescia e le guardie volontarie mi portavano qualche rondoni. Allora io li riciclavo tutti, sul senso che li portavo alle mie rondonaie, dove c'erano magari solo 2 pulli, un pullo solo, gli mettevo dentro, mi filavo dentro, aspettavo addirittura che arrivasse l'adulto con il bolo, gli fregavo metà bolo, stimolavo addirittura il pullo portato e lui veniva allevato. E dall'anno prossimo su questa cosa sentirete molte novità, perché questa è una prassi empirica, ma in realtà è la prassi giusta. Per cui, se localmente c'è qualcuno che vuole specializzarsi sul soccorso dei giovani rondoni, non altra soluzione che in realtà impostare una piccola rondonaria artificiale. Per cui è bello interessante recuperarli. Si imposta, o hai una torre rondonara dove c'è una colonia e tu inserisci a parità di dimensioni di età. Fino a 4. Per cui, se una coppia naturale ha 2 pulli, tu ne le puoi aggiungere 2 per arrivare a 4, non devi superare mai 4, perché non ce la farebbero. Però metterne uno qui, uno là, 2 là, questo ti permette intanto di aiutare molti orfani. Ma sentirete parlare di un suggerimento migliore, cioè che il singolo centro di soccorso in realtà imposti la sua rondonara a partire dai rondonotti soccorsi, che all'inizio, i primi 2 o 3 anni, saranno solo rondonotti, ma poi ci saranno i ritorni dei riproduttori. Ecco, invece dicevi anche il rilascio di questi animali. Il rilascio, in genere, anche nei siti web, andate a curiosare, si fa il cosiddetto lancio dei rondoni, come se fossero dei piattelli o dei sassi. Sbagliatissimo. Andando sul sito degli amici di Liberi di Volare potete vedere che, una volta che il rondone è nel peso giusto e magari ha fatto anche della ginnastica funzionale, loro hanno un volario per fare questo, ma altrimenti lo fanno da soli nelle cassette, l'animale deve essere liberato semplicemente esponendolo in uno spazio aperto, aprendo la mano e lasciandogli un tempo sufficiente per volare via da solo. Se lui non volerà via da solo, bisogna rispettare questa sua esigenza e lo si rimette a posto e si riproverà dopo un qualche giorno, continuando ad alimentare. Tipica azione di... No, è una cosa veramente da responsabili, perché lui avrà un istinto di veleggiamento e di volo per 100 metri, 200 metri, chilometro, 2 chilometri, dopodiché si va a infilare. È finito. Tu l'hai visto sparire, pensi che invece, se frequentate le persone giuste, per cui andando a Trieste potete partecipare anche a Liberazione, io qualcuno le ho portato fin là, quindi da volontario fai 400 chilometri, stai in questo prato e vedi che gli animali liberati da questi ragazzini del centro che lavorano perfettamente, ti accorgi che i rondoni, una volta che sono alzati, continuano a girare intorno alle persone che tutto sommato conoscono, rimanendo proprio visibili prima di disperdersi. Questa è una prova che gli animali stanno bene. Bello, molto interessante. Sì. È arrivato il momento di guardare la nostra rubrica Anima Selvaggia, ovviamente condotta da Samuele Venturini, che è un biologo e castorologo.
benvenuti a questa nuova puntata di Anima Selvaggia. Studiare gli animali e conoscere le loro abitudini è come fare un viaggio in un mondo magico. E la scienza sta continuando a scoprire nuove cose, nuovi aneddoti e nuove caratteristiche del mondo animale, ma anche vegetale. Per esempio, in passato, soprattutto quando le nostre famiglie vivevano spesso vicino alla campagna, era nella norma osservare il cielo, gli animali, ma anche le piante, per capire e per comprendere il susseguirsi degli eventi meteorologici, ma anche climatici. Per esempio, tutti noi vediamo, osservando la vegetazione, quando è primavera e quando inizia a esserci l'autunno. Lo vediamo dal fiorire degli alberi e lo vediamo dall'ingiallire delle foglie e dalla caduta di queste ultime dai rami. Non solo, quando nevica possiamo capire che la temperatura si sta alzando quando la prima neve che poggia sui rami inizia a sciogliersi. Non solo le piante, quindi, ma anche e soprattutto gli animali sono molto a contatto con l'ambiente e quindi, grazie all'osservazione dei loro comportamenti, è facile intuire come cambierà appunto il meteo. Per esempio, rondini e rondoni, quando inizia ad avvicinarsi una perturbazione temporalesca, tendono a volare più in basso perché la pressione fa scendere il volo degli insetti. Quindi vedremo pesci che nuotano più verso la superficie per cibarsi degli insetti, così come rondini e rondoni che voleranno a raso terra proprio per prepararsi a questo banchetto. Un'altra curiosità è che i rondoni, che sono uccelli perfettamente adatti al volo, quando c'è una perturbazione temporalesca di questo tipo, tendono a volare sopra. Pensate che loro si riproducono e dormono volando. È soltanto la femmina che andrà nel nido a deporre le uova e a nutrire i piccoli. Altri aneddoti per quanto riguarda i cambiamenti appunto meteorologici derivano da insetti, derivano dalla schiusa delle farfalle, delle pupe o di altre uova, sia di insetti ma che di altri animali. Altra cosa importante che la scienza ha scoperto è che i furetti, per esempio quando è primavera, grazie al fotoperiodo, cioè alla lunghezza del giorno e alla luce solare che penetra nell'occhio, iniziano il loro ciclo riproduttivo, perché la luce solare stimola la produzione di ormoni che facilitano il calore di questi animali, delle femmine in particolare. Sarà capitato anche a voi di sentire appunto quanto è importante la luce solare per la produzione di vitamina D. Infatti molti animali che stanno al sole si leccano proprio per assorbire questo importantissimo costituente organico che andrà poi a rinforzare ossa e sistema immunitario. Abbiamo visto quindi come animali e ambiente siano molto interconnessi tra di loro. Un'altra caratteristica importante è che la scienza, in realtà già da tempo, ma soprattutto in questi ultimi decenni, sta affrontando è quella proprio relativa alla percezione che hanno gli animali nel captare prima il verificarsi di alcuni eventi molto forti, terremoti ed eruzioni vulcaniche. Nel 1975 in Cina ci fu un forte terremoto. Grazie all'osservazione delle persone verso i comportamenti animali si è potuto salvare un gran numero di vite umane. Perché succede questo? Pensiamo agli animali ipogei. Ipogei significa animali che scavano le tane sottoterra. Roditori ci vengono in mente, nutrie, arvicole, talpe, tassi, volpi. Ecco che la natura ha provveduto a donare a questi animali una capacità, quello che noi chiamiamo sesto senso, ma che in realtà proviene dalla percezione della variazione di umidità, pressione e cariche elettriche dell'ambiente circostante. I baffi, le vibrisse degli animali, la linea laterale dei pesci,
e le antenne degli insetti sono tutti organi preposti proprio alla percezione di questi cambiamenti. Ma che cosa succede nello specifico? Beh, dagli aneddoti raccolti negli anni, nel tempo, e dalle spiegazioni scientifiche che sono state date anche osservando in laboratorio questi animali mimando le condizioni esterne, ecco, si è potuto comprendere che poco prima di una scossa, di un terremoto forte, cambiano delle condizioni ambientali. Quali sono? Beh, la parte elettrica dell'atmosfera, le componenti elettromagnetiche, ma anche il quantitativo di gas che viene emesso dal sottosuolo. Quindi, per salvarsi, molti animali riescono a percepire questi valori e scappare per mettersi in salvo. Cavalli, bovini, cani, ma anche formiche, rospi, serpenti e altri animali come vari insetti, ma anche vermi, eccetera, quindi diverse specie, possono percepire queste variazioni sia a un massimo di circa 250 km dall'epicentro, sia da pochi minuti a circa poche settimane prima del verificarsi dell'evento forte, ovviamente. Ecco che qui entra in gioco quello che io definisco eliogeosismologia, cioè una multidisciplina che lega insieme lo studio dell'attività solare, anch'essa percepita dagli animali, come detto poc'anzi, alla geologia e alla sismologia. Quindi la natura ancora una volta è in grado di fornirci delle prove, degli aiuti molto importanti per poter studiare e comprendere meglio fenomeni terrestri molto complessi, ma anche per salvare vite, ed è questa la cosa più importante. Questa puntata termina qui, grazie per averci seguito e alla prossima puntata! Allora, siamo quasi in conclusione, però prima di salutarci c'è un'altra cosa di cui volevamo parlare insieme a Mario, che è il fenomeno del bracconaggio. Come sapete, che purtroppo qua nella provincia di Brescia è veramente diffusissimo, si parla di 113 persone denunciate in pochi mesi di attività, ma purtroppo il dato è sempre in crescita, e addirittura nei giorni precedenti nel territorio bresciano è stato teatro di tante operazioni da parte delle forze dell'ordine forestali contro il bracconaggio. Si parla anche di 150 esemplari all'interno di vetture che vengono ritrovate, come ci hai detto tu più volte, anche richiami vivi. Il problema più grave, questi capanni. Il problema più grave non è quanto il cacciatore. Il problema più grave ultimamente è il commercio. In questi anni, essendo chiusi i roccoli, cosa succede? È aumentato il bracconaggio, è aumentato il commercio. Per esempio, oggi mi è arrivato un messaggio di un mio amico che hanno sequestrato più di 100 uccelli che c'erano in un negozio. Adesso stanno controllando, sono negozi che vendono uccelli da richiamo, tordi, sasselli, cesene, che vengono utilizzate usando ovviamente anelli abusivi, che non esiste in natura. Il problema qual è? Che sta entrando un sacco di uccelli dai paesi dell'est. Portano uccelli per richiamo. I cacciatori bresciani o i cacciatori della Lombardia stanno cercando uccelli che non li trovano più. O li catturi te con le tue reti bracconando, o se no vengono importati dai paesi dell'est. Cioè, il dramma vero è quello lì, c'è un commercio elevato, molto elevato. Ecco, ma questi richiami vivi, spieghiamolo un attimo per chi magari non lo sapesse, servono per... Il problema
servono per la cattura degli uccelli, degli appartamenti per la caccia. Poi... loro hanno questi appartamenti fissi, mettono generalmente un cacciatore ne ha 20-30, dipende dalle specie, li appende, loro cantano, dopo ovviamente aver fatto una muta particolare per farli cantare al momento giusto e per attrarre altri uccelli che poi vengono sparati, semplice. Però cosa succede? Per poi questi uccelli per poi essere mangiati? Sì. Quelli che cacci? Quelli che cacciano sono mangiati. Quelli nelle gabbie invece vengono tenuti lì, però generalmente un cacciatore, un uccello in cattività può arrivare a 3-4 anni, non può campare di più. Allora cosa succede? Succede che hanno bisogno di rimpiazzo. E il rimpiazzo, non essendoci più i roccoli che davano i presicci, davano questi uccelli ai cacciatori, sono costretti a comprarli nei negozi, nel commercio illegale verso l'est. Ti volevo leggere anche e una poi, notizia. No, ti posso dire che mi è capitato un caso che mi hanno chiamato per un controllo e c'era questo anello che avevano trovato su un fringuello, addirittura aveva 35 anni. Guardate che gli uccelli non campano 35 anni, un passeriforme al massimo in gabbia campa 3, 4, 5 anni, non di più. 35, loro cosa fanno? Usano questo anello, man mano che muore lo riportano su un altro uccello, continuano a spostare l'anello, no? Per rimanere proprio in tema, ti volevo leggere una notizia, Mario, che è proseguita nel corso dell'ultimo fine settimana, proprio tra sabato 25 e domenica 26 novembre, ma anche nei giorni precedenti, l'attività dei carabinieri forestali bresciani contro il bracconaggio, ma non solo. Ad esempio, i militari hanno anche sequestrato circa 200 anatre tra Bagnolo Mella, Isorella e Rovato perché illegali, a rischio di essere colpite dall'aviaria. Per quanto riguarda le altre operazioni, i carabinieri si sono mossi tra Bagnolo Mella e Isorella per sigilli falsi alle specie catturate, gabbie usate come trappole, allevatori di richiami vivi nei guai. Le forze dell'ordine di Vobarno hanno per prima fermato un cacciatore da capanno, ma che praticava appunto l'attività vagante, trovando nella sua zona acquatica di caccia diversi esemplari di anatre con anellini contraffatti. Scoperta anche una gabbia usata per catturarli e denunciato oltre a lui anche un amico capannista che gli aveva fornito le specie. Vicino a loro, al campo di caccia, c'erano 38 anatre da richiamo prese in modo illecito con anellini, come dicevi tu, manomessi. Arezzato, infine, i militari di Vobarno e Brescia hanno bloccato tre amici di Bedizzole dopo aver abbattuto beccacce e una piccola lepre. Tra loro c'era anche un ex operatore della provincia di Brescia, senza armi, dopo essere stato privato dell'autorizzazione perché è beccato a strangolare volpi con i lacci e ha investito un agente menatorio che lo aveva sorpreso. Insomma... Brescia è così, Brescia è questo è mondo... un esempio proprio di questo ultimo buoni. Fine settimana, ma che apre veramente... Brescia è una cosa allucinante, cioè vedi delle cose particolari, non so, 15 giorni fa questi forestali mi hanno mandato una foto di questo sequestro in questo capanno che avevano messo una gabbietta e c'era dentro un uccellino impagliato nella gabbietta. Loro sentivano cantare, però l'uccellino non si muoveva. Allora hanno indagato, hanno ripreso la cassetta e hanno visto che nell'abbeveratoio c'era questo richiamo acustico. Cioè i cacciatori ormai arrivano a questi limiti pazzeschi per riuscire a cacciare. Ecco, ma per capire, Mario, invece cos'è lecito per la legge? Lecito per la legge bisogna avere degli uccelli che sono nati in cattività ultimamente. Tu devi mettere degli uccelli da richiamo in cattività. Però allevare uccelli in cattività non è facile, specialmente tordi, sasselli e cesene. E non è facile servire, non so, servire 7.000 capannisti che ci sono a Brescia, che non sono pochi, 7.000 sono gli appartamenti a Brescia, che non sono pochi da servire. La cosa è, loro sono costretti per andare avanti nel mondo venatorio, nella caccia, sono costretti ad acquistare uccelli provenienti dall'est o provenienti da bracconieri locali per tenere sempre attive le batterie di richiamo. Ma quindi chi è che tiene sotto controllo questi dovrebbe essere la provincia, ma la provincia purtroppo hanno controllori che sono molto limitati e anche di parte, che bisogna dirlo, sono anche di parte, sono molto limitati i controlli. Ma il dramma vero qual è? Il dramma vero, non vorrei che in futuro il mondo venatorio protestasse e richiedesse il richiamo acustico.
perché se i cacciatori riuscirebbero ad avere il permesso per tenere i chiami crostici, sarebbe un disastro. Un disastro peggiore di quello che abbiamo ora, perché il richiamo acustico è fedele, tu lo accendi alla mattina alle 5 e lui funziona alle 11 e canta sempre, mentre l'uccellino che se ne va alla gabbia non è che canta sempre, canta le prime 2 ore della mattina e poi smette, magari non so, dopo una fucilata l'uccello non canta più, mentre il fonofilm, il richiamo continua ad andare avanti, l'uccello in gabbia magari se arriva a brutto tempo che piove smette di cantare, mentre il fonofilm va avanti a cantare e il disastro sarebbe triplicato. Oltre al discorso etico, che penso sia ovvio per tutti, quali sono i disastri che stanno avvenendo anche a livello ambientale? Ma il problema sono i numeri, che nessuno controlla i numeri. Io ho visto, non so, un lavoro l'anno scorso che ha fatto la provincia dei ragazzi che girano intorno alla provincia di Bergamo, su 3.500 appostamenti fissi, loro hanno stimato più di 2 milioni e mezzo di turdidi abbattuti di 4 specie. 2 milioni e mezzo non sono pochi, però questi qui sono i numeri segnalati, scritti sul cartellino di caccia, che è in pratica la punta dell'iceberg. Loro hanno un tot, adesso non mi ricordo esattamente quanti uccelli possono abbattere in una giornata. Sono 10 per specie. Credo. Però se tu quel giorno lì ne passano 100, loro ne abbattono 100. E quegli gli 80 non li segnano sul cartellino. Cioè, in pratica i 2 milioni e mezzo di turdidi sono quelli ufficialmente segnalati, scritti sui tabellini, sui loro tabellini che hanno la provincia. Immagina Brescia che ne ha 7.000. Quanti turdidi possono essere abbattuti? Ma quale può essere secondo te la soluzione a questo problema? Se c'è una soluzione? La vedo dura. Ovviamente, penso che la soluzione sia il mondo venatorio, loro sono legali, però. Pagano questa autorizzazione, la fanno, questa pratica. Purtroppo è la generazione che deve cambiare, non è facile. In pianura è già cambiato qualcosa, molta gente ha cominciato a maturare un po', nelle valli sono molto più duri, lì vedi ancora un sacco di giovani che portano avanti ancora la pratica. Va bene, vi ringrazio allora, siamo giunti grazie in a voi conclusione. Per l'occasione. È stata penso una bella occasione per confrontarci su questo animale che forse è ancora troppo poco conosciuto e grazie a voi, grazie agli appassionati che si dedicano alla riscoperta di questo animale. Sicuramente abbiamo dei dati che saranno molto utili anche per il futuro. Vi auguro buon lavoro, quando vorrete tornare mi farà sempre tanto piacere e salutiamo anche i nostri telespettatori. Ricordiamo che le nostre trasmissioni sono visibili anche sulla nostra pagina YouTube Telecolor Green Team e che potete trovare numerose notizie sul mondo animale appunto sul nostro sito telecolor.net. Ci vediamo la prossima settimana e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci.